E ciao a tutti amici e ben ritrovati qui sul canale di nuovo. Oggi parliamo delle San Martine, che sono un dolce tipico calabrese natalizio. Avevo pubblicato la ricetta sul blog l'anno scorso e quest'anno invece pubblico il video. E partiamo subito con il ripieno. Per fare questo ripieno serviranno tanti ingredienti come avete visto nella parte introduttiva del video. E si comincia con tritare le noci, le nocciole se volete, in questo caso non le abbiamo utilizzate, e le mandorle. Si trita tutto grossolanamente e si mette in un recipiente, in una boule di vetro, in una boule capiente. Con l'utilizzo poi di una vecchia macchina per tritare la carne, si macinano appunto i fichi e l'uva passa. Questo composto viene poi aggiunto al trito di nocciole, noci e mandorle. A questo punto si aggiunge un po' di cannella, il cioccolato amaro in polvere, le gocce di cioccolato e il caffè. In ultimo, come parte liquida, viene poi aggiunto il vincotto. A questo punto si trita grossolanamente con una mezzaluna o anche con un coltello se preferite, la scorza di tre mandarini. Si può anche grattugiare la scorza senza problemi, ma se è leggermente un po' più spessa, all'interno dell'impasto, all'interno del ripieno, il profumo e il sapore si sentirà di più. Si aggiunge quindi al ripieno di fichi e poi si comincia ad impastare, ad amalgamare tutto finché si ottiene una farcia ben amalgamata. Una volta poi ottenuta questa amalgama, si lascia poi riposare per 1 o 2 giorni dopo aver lisciato la superficie con un po' di caffè o con un po' di vincotto. Sarebbe meglio appunto farla riposare per 1 o 2 giorni, ma si può anche utilizzare al momento. Ultima cosa che bisogna fare per quanto riguarda la farcia è aggiungere dei chiodi di garofano macinati e ancora un po' di cannella e amalgamare nuovamente, questo poco prima di utilizzare la farcia per riempire le nostre San Martine. E adesso passiamo alla preparazione dell'impasto. Sarà un impasto fatto di farina, di latte, di uova e verrà utilizzata anche l'ammoniaca alimentare. Si dispone quindi la farina a fontana e al suo interno si sbattono le uova. Si aggiunge lo zucchero e si continua a sbattere velocemente. A questo punto si aggiunge l'olio di semi e il succo di un limone. E si versa l'ammoniaca alimentare nel latte, si sbatte leggermente e si versa nel composto di farina, uova e olio.
comincia poi ad amalgamare tutto il composto, facendo attenzione che la parte liquida appunto non scivoli via. E si impasta tanto, si impasta per circa 10 minuti fino a quando il composto non sarà una palla liscia e ben amalgamata. A questo punto si può stendere la pasta, si può utilizzare la classica macchinetta per stendere la pasta, ma si può anche utilizzare un mattarello. Un tempo si utilizzava chiaramente il mattarello. La pasta deve essere molto sottile, meno di un centimetro, anche meno di 5 mm, quindi veramente molto sottile. E le forme si possono fare chiaramente con l'aiuto di un bicchiere, di bicchieri più grandi, di bicchieri più piccoli, e si possono anche utilizzare oggigiorno le classiche formine natalizie, che possono essere un albero, per esempio un alberello di Natale, ma possono anche essere fiori, cuori, stelle. Con l'aiuto poi di due cucchiaini si preleva un pochettino di farcia e si mette all'interno delle formine. Con del caffè o anche del vincotto, se ce l'avete, poi si livella la superficie, rendendo poi il ripieno molto più morbido. E oltretutto farà anche da collante. Queste che vedete sono mezzelune che vengono completamente ricoperte, ma ci sono anche altre formine a mo' di cannoli che non vengono esattamente ricoperti, infatti il ripieno si intravede. Alcune di queste formine completamente richiuse, come in questo caso le mezzelune, vengono poi ricoperte di cioccolato e di codette colorate. Ci sono poi queste forme che sono quasi una sorta di cannolo. C'è poi invece questa forma quadrata che va a rappresentare la lumera, cioè una vecchia lanterna. Una volta poi preparate tutte le forme, si devono spennellare con dell'uovo. Non tutte però vengono spennellate con l'uovo, perché alcune di queste formine poi una volta cotte vengono spennellate col cioccolato fuso. Si può anche utilizzare il cioccolato bianco. Si ricoprono poi di codette colorate, ovviamente solamente quelle che sono state spennellate con le uova. E le nostre San Martine così sono pronte per essere infornate in forno già caldo per circa 10-15 minuti, non di più. Devono avere un aspetto dorato, non un aspetto molto scuro. Ed ecco il risultato dopo la cottura. Alcuni di questi appunto poi vengono spennellati con il cioccolato fuso, cioccolato fondente fuso, può anche essere cioccolato al latte, quello che vi piace di più, e poi appunto aggiunte ulteriori codette colorate.
E queste sono le San Martine, davvero un dolce natalizio presente in tutte le famiglie, in tutte le case, nella mia zona soprattutto, ma anche in altre località della Calabria. Si presentano sotto un nome diverso come pitte o petrali, ma sono più o meno simili, con più o meno lo stesso procedimento e lo stesso ripieno. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi do appuntamento al prossimo video qui su Torte di Nuvole. E se vi è piaciuto questo video, vi raccomando, pollicione in su e alla prossima, un bacio, ciao!